Salve a tutti, oggi ci troviamo qua ai laghi di Thun di Canneto Sotto, stiamo provando a pescare un po' di storioni, ho comprato un nuovo mulinello per la mia canna da storione, oggi vorremmo provare, quindi adesso ho già pasturato un po' la zona e adesso proviamo a pescare, a prendere qualche bel pesce. Ragazzi, lanciamo anche l'altra, vediamo se riusciamo a fare un innesco con un pellet del 15 alle spezie e una boilies del 20 al calamaro, direi proprio di fare un innesco del genere. Quindi, prendiamo i nostri, scusate, guarda che galleggiante. Prendiamo i nostri pellettoni Ruben Red del 15. Prendiamo l'ago e il trafanino per le boilies. Adesso prima infileremo la nostra boilies ai calamari. Questa qua. E qua a Thuna piace molto ai pesci. La foriamo con col trapanino. Se ha un trapanino si fa girare comunque. Non è così. Allora. Infiliamo la boilies, infiliamo il pellettone, prendiamo uno stopperino per le boilies, perfetto, questo qua. Andiamo ai rig. Chiudiamo. Facciamo scorrere le boilies sul filo. Inseriamo il nostro fermo boilies. Fail. Oh cavolo. Mangiatela. Fermiamo la boilies. L'innesco è stato fatto. Lanciamo anche, come vedete, il nuovo mulinello è bellissimo pen, pursuit. Adesso andiamo a lanciare la canna dove l'abbiamo personato. Esattamente. Appoggiamo la nostra canna, cercando di farla stare dritta possibilmente. E adesso siamo ufficialmente in pesca. Una pasturata sulle nostre canne e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Quindi ci vediamo dopo se dovessimo mangiare un pesce. Codone.
Devo tirare sulla canna? Scusami, ma l'altro galleggiante dov'è, Rovi, che non lo vedo? Lì. Ah. Contro sole fa fatica. Cosa fuori? Sì, coda. Ciao Golden. Aspetta che te lo slamo. No, faccio. Non farti bagnare. Ragazzi, un bellissimo golden, come potete vedere. Adesso lo rilasciamo. Quelle belle? Quelle salmonatine? E poi sono salmonatine? C'è tutto lì. Oh, c'è che golden! Bello! Ragazzi, altro pesce, dopo il primo pesce che avete visto, ho lanciato un minuto di pesca e subito un altro storione è venuto a trovarci. Questo. E c'è anche un cagnetto che è venuto a trovarci. Non so se si chiama Millie o Lilly, ma è una cacciatrice anche lei, che come vede che si arriva il pesce, si apposta. Ciao, a bordo lago. Vediamo se riesco a riprendere tutti e due. Ma la Millie sta andando a trote adesso. Vedete che va a trote. La Millie è tornata a vedere. Lorenzo, hai perso un guanto. Me l'ho fatto dalla pancia. Anche questo preso da fuori. Però un bel golden. La Millie in attesa. Vuoi prenderlo, Millie? È un po' grossetto, eh? Non è come una trota questo qua. Faglielo vedere da vicino. Vedi che bello che è? Dai, lasciamo andare, tata. Dai, vai.
Ciao a tutti, sono finalmente tornato da questa giornata molto straziante ai laghi di Tuna. Il pesce è uscito, quindi molto bene. Non ne sono usciti proprio tantissimi, però vi ho messo nel video quelli che potevo. Adesso venerdì, se riesco, torno a Storioni. Quindi questo qua non sarà l'unico video della settimana. Magari ve ne pubblico due di fila a una settimana di distanza uno dall'altro. Oggi ho fatto soprattutto un video un po' illustrativo sulla pesca allo storione per gli inneschi, intendo. Oggi le catture, come ho detto prima, non sono state particolarmente tante. Tanti pesci lisciati, come potete vedere sul primo pesce. Infatti, appena ho slamato il primo pesce, mi sono alzato e ho ferrato. Quindi, tantissimi pesci lisciati. Però, comunque, venerdì ci riproviamo. Ci riproviamo e vedo se giovedì prossimo. Vi riesco a caricare il video. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete like ed iscrivetevi al canale solo se volete. Solo se vi piacciono i miei video. Io non obbligo nessuno, ma è un gesto molto semplice iscriversi al canale. Quindi, io vi saluto tutti e spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao a tutti!